Tragedia sfiorata a Valdagno in provincia di Vicenza, in contrada Franchi è crollata parte di una palazzina con quattro abitazioni. Un uomo che era in vacanza ed era in casa in quel momento è rimasto travolto dalle macerie. Fortunatamente è stato tratto in salvo anche se ferito dai numerosi vigili del fuoco accorsi in zona. L'uomo, 88 anni, è rimasto bloccato dalle macerie del solaio sovrastante la casa. I pompieri di Vicenza sono intervenuti con i colleghi di Arzignano. Sono riusciti a penetrare all'interno attraverso delle fenditure nelle macerie. Hanno individuato l'uomo che si lamentava e sono riusciti a liberarlo dal trave che lo bloccava. Hanno utilizzato dei cuscini pneumatici. Il ferito è stato preso in cura dai sanitari del 118 ed è stato portato all'ospedale. Nei pressi della casa crollata sono in atto dei lavori di ristrutturazione edilizia. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del crollo.